Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Underlink91 e ben ritrovati anche su Temtem. Dato che lo scorso episodio è terminato quando proprio dovevamo dirigerci al dojo, Arisola, che ha gestito la Sofia, direi insomma di continuare e dirigerci appunto verso la prossima meta. Ovviamente ci sono altri domatori da affrontare sul percorso e ho visto la mappa ed è davvero davvero grande. Dunque, dove vai da Arisola? Ok. C'è molta strada da fare, quindi facciamo una lotta. Molto volentieri. Non posso dire di aver allenato la squadra, giusto un paio di livelli. Più che altro stavo allenando Kaku, che comunque sia, credo sia abbastanza forte. C'è Shield, aumenta la difesa. Ho visto anche Nimble. Nimble però aumenta la velocità di un alleato e non di chi la usa, oppure anche di un nemico. Quindi può essere utile, ma può essere anche dannosa. Non capisco perché abbiano voluto fare una scelta del genere. Per esempio, adesso seleziono Nimble, posso scegliere o un nemico o un alleato. Cosa che ritengo alquanto inutile. Per gli alleati posso capirlo, però il fatto che ti faccia scegliere un nemico è molto strano. È come se fosse tipo altruismo, però devi selezionare il compagno. In questo caso. Però siccome il gioco è programmato per attaccare il nemico, quindi qualsiasi mossa deve essere selezionata, va sempre prima sul nemico. Ho anche ricentrato la schermata che la tenevo per un altro progetto, quindi lo schema era un po' fuori. Comunque sì, non è un problema. Abbiamo il balsamo per Crystal. O Crystal, non lo so. Si dovrebbe leggere Crystal, ma era doppia. Ah, quindi la ragazza che era di là. Peccato che non si possa vedere. Ah, quindi sì, la ragazza era una domatrice. Boh, non si capiva. Vi faccio un attimo vedere la mappa perché è enorme il posto. Io dovrei arrivare lì dove c'è quella specie di costruzione. È un macello di strada, devo fare tutto quanto quel percorso lì. Sarà bello, sarà bello. Ovviamente taglio qualcosina perché non è che posso mostrare tutto, anche perché è un po' come Pokémon, le lotte, sì, è quello il fulcro del gioco, quindi quelle che si incontrano durante il percorso per arrivare in un certo punto si possono anche tagliare. Ma come work in progress, cos'è? Sì, fammi leggere qui il cartello. Malachite. Ah, per artigiani, eh. Non è quello il dojo? Dato che sono tornato a curarmi perché la strada è più lunga di quella che pensavo. E niente, vendo anche quelle cose che ho trovato facendo un po' di soldini. Non so quanto mi manca, quindi preferirei evitare di revitalizzarlo. Eccoci! Allora, mo voglio vedere dove. Dov'è? Oh, meno male. Oh, allora. Il dojo dovrebbe essere quello con quella specie di sole. Io dovrei andare. Ah, quella c'è una missioncina, ok. No, vado a curarmi. Ho fatto bene a non sprecare il revitalizzante allora. I geyser, addirittura. Ehi, aiuto! Scusa, allenatore, ma il dojo è chiuso. Sono qui per vedere Sofia, non è qui. E dov'è Sofia? Stava andando a catturare un po' di Temtem a Windward. Ha preso la sua tavola da surf. Quindi, una volta che esci da Rissola, vai a nord. Passa attraverso i Gifted Bridges. È una via lunga, ma non puoi perderti. E Windward è proprio lì alla fine. Ok, quindi. Quindi niente dojo oggi, allora. Ecco, The Gifted Bridges. E subito, domatori! Subito, così! Ma non c'è un attimo di tregua! You shall not pass! Combatti allora, nonnetto. Gabriel il grigio. È giusto, quel che è giusto è giusto. Come corre quel tizio? Oh, bello, ma quello si è bloccato lì, si è bloccato. Ok, ora revitalizzante. Oh, qui si sale, aspetta allora. Ah,
Ci sono un po' di oggetti, vedi? Ok, frammento di silicone. Di là non ci si può arrivare, allora torniamo qui. Oh, attenzione. Bello, boh. Bello l'intro della battaglia. Oh, ma pure qua dentro? Ma non avete niente da fare? Io non ho niente da fare, ma voi proprio neanche. Perfetto, è stata molto veloce per fortuna. Sei uno di loro? Chi loro? Gli stranieri in uniforme sono entrati qui come degli scale arrabbiati e stanno facendo un po' di disastri. Dove li posso trovare? Dove non puoi trovarli? Hanno messo a soqquadro l'intero posto. Lei sta cercando qualcosa. La loro... No, la sua ladyship. Non ho idea. Vabbè. Quindi scendiamo. Ah, eccoli. Sono loro? Bel Soto Scout. Tu sei uno di loro? Che stai facendo qui? Chi siete? Siamo noi che facciamo le domande. Fatevi sotto. Si dia il via alle danze. Perfetto. Credo che sia più saggio farne fuori uno per volta e non attaccare uno e uno, ma concentrarsi solo su uno. Certo, se conosci contro chi stai combattendo. A volte anche se un attacco super efficace, però non sempre è detto che gli fai un danno. Non sempre è detto che lo mandi KO, quindi... Perfetto, così quell'altro gli rimane solo un Temtem. Dopo questo. Allora, che impara? Multibeccata. 26 di stamina ci vuole. Level Wind Burst, sì. La provo subito, multibeccata. Purtroppo non bastano. Non basta la stamina, però. Però io voglio vederla quanto è forte. Perché si vedeva che era abbastanza forte. Sì, ci sta. Ci sta. Vai, ci curiamo per questo turno e poi il prossimo attacchiamo. Forse attacchiamo, non è detto. Ad ogni modo adesso tu vai e si sveglia. Perfetto. E questo era il Belsoto Scout. Il team Belsoto. Belsoto? Tipi strani. Ah, quanti ce ne sono? E corri su per le scale e dille. Ma che... Sì, si è accorto che non sono uno di loro. Due Banshee? No! Spero che siano deboli. Ah, meno male. 14. La pagherai intruso. Ma gli intrusi siete voi più che altro, no io. Quindi quasi scende. Ah no, c'è uno strumento. Ah, due revitalizzanti, ottimo. Qui che succede? Che situazione c'è qui? Paura. Ok. Oh, Sofia! Oh, l'abbiamo trovata. Ma di nuovo, io non so nulla. Oh, ma Andrew Link, sei tu finalmente un po' di fortuna. Sofia, che ci fai qui? Io mi stavo rilassando dopo aver fatto un po' di surf e questa donna è apparsa. E con tutto quanto un entourage di scagnozzi facendo domande strane su un tesoro nascosto. Ma dov'è Sofia che non la vedo su? Ah, sta là dentro. Ah, sta lì nella gabbia. Vabbè. E all'improvviso si sono accaniti contro di me e mi hanno buttato in questa cella. La chiamano. I suoi scagnozzi la chiamano Lady Lottie. Vabbè. E non ho idea di chi sia, ma tutto ciò non è tollerabile. Deve essere da qualche parte nei piani superiori. Ha le sue persone che stanno cercando tutta quanta Windward Fort per il tesoro di cui lei continua a parlare. Deve avere lei la chiave di questa gabbia. Ok. In qualche modo prendila e liberami da questa prigionia. Conosce i Temtem molto bene. Quindi è forte, eh.
Ma se usassimo un Temtem per scassare la sbarra, no? Ti fa schifo? Allora, questa donna conosce Temtem molto bene. Purtroppo c'è qualcosa che è di troppo qui. O ti danno più soldi e quindi puoi comprarti più pozioni, più balsami, più cose così per curarti, oppure li mettono meno forti. Oddio, qua altri due. Mamma mia, 1, 2, 3, 4 addirittura. Forse ne hanno uno a testa, però. Insomma, inizia a sentirsi la stanchezza, eh. Vabbè, shottato, ok. Ci sta. Se solo avessi avuto due Temtem, meglio di no. Ah, là vedo roba. Il turno di sconfiggerti, come ha fatto il tuo amico? Vedrai. Vediamo. Questo ne ha anche uno, meno male. Forse ne hanno tutti e quattro uno. Speriamo. Io, come ho detto, per questo tratto alleno solo due principalmente, Tuai e Crystal. Perché poi devo anche affrontare il dojo. Poi magari, per conto mio, alleno anche gli altri. Ti batterò con un solo Temtem. Lui si arrabbia, giustamente. Dice, come fai a sapere che ne ho solo uno? Poi noi diventiamo pure edgy, no? Tipo, ah, sì, un solo Temtem. però basta che dopo non prendiamo pugni in faccia, però, eh. Come diceva il buon Nico, cazzotti dietro le orecchie, eh. Cazzotti dietro le orecchie, che è un piacere. Se non sapete chi è Nico, cercate Aldo, Giovanni e Giacomo, i sardi, e vi fate delle risate assurde. Levati. Più in mezzo ai piedi si mette. Ah, due oggetti, un revive e balsamo più. Quello era balsamo più, questo qua è revive. Non voglio parlare con te, anche se dovrei. Ragazzi, vabbè, è ovvio. Stiamo arrivando al boss. E non ho più balsami normali. Andiamo. E tornammo a vedere le stelle. Siamo vicini, posso sentirlo. Il romanzo dell'ultimo sceicco menziona una spirale dove le pietre incontrano il mare. E può essere solo a Windward Fort. Tornando a voi, scagnozzi, avete trovato nulla? Ancora nulla, signora Ladyship. Vostra Ladyship, proprio un appellativo. Beh, allora continuate a cercare Knaves. Non so cosa sia Knaves, scusatemi. Chi è là? Un altro interloper Dennis. Sirra, ma che termini sono, Sirra? Quello è un miscredente, abbiamo capito, Ladyship. Allora, Ladyship è proprio tutto attaccato, tipo regina. Interessante, molto interessante. Senti però, quel coso elettrico lì è creepy da far paura, per favore, Sparsi, il nome va bene. È interessante anche il design, anche se mi ricorda molto un altro personaggio di un'altra serie. Se mi ricordo chi, metto una reference nel video, ma non ricordo chi è. Sconfitti anche sti due. Allora, adesso lei vuole prendere in mano la situazione. Oh cielo, un altro plebaio che vuole interferire. Ma si può essere disturbati dai comuni mortali? Non ti pare il caso di rispettare la santità di queste venerabili rovine? Prima la tizia dell'acqua e poi dopo tu. Allora, vorrei per favore curarmi prima, se possibile. Affronterai Lady Lotta, ma tu devi chiamarmi... Ma puoi chiamarmi Ladyship. Your Ladyship? Ok. E no, non mi interessa il tuo nome. Quindi per favore voglio riperdere velocemente. In guardia! Interessantissima la lead. Hocus, quindi è un tipo mentale, immagino, quel Temtem.
coppia. Si è fatto danno da solo però. E che cosa buona. Mando ganchi, voglio provare una cosa. No, non posso usare quella specie di essenza di cui ho letto prima. Quella che rivitalizza l'intera squadra. Peccato. Abbiamo la sinergia con ganchi, molto bene. Heavy blow, yeah, perfetto. DC beam, grande. Ciao ganchi. Ma non aver paura, c'è già chi ti sostituirà, per fortuna. Tu vai, preparati. Perfetto, vai, colpisci, ottimo. Ottimo. Dai, possiamo farcela, su. Ci credo, ci credo. Dai, mandalo KO. Dannazione. Ho preferito fare un attacco più debole piuttosto che sprecare punti e perdere anche la salute. Vai, doppia. Vediamo un po' che succede. Livello 16, ma sono forti, eh. Allora, per forza... Ah, 1 KO al 100%. Ora, Crystal dovrebbe recuperare un po' di punti. Dannazione. Ah, proprio modo sci sto tizio? Proprio adesso? Allora, potrei farcela, eh? Sì. Ok, va tutto bene, va tutto bene. Sono tranquillissimo. Sono molto tranquillo. La host, ragazzi, è bellissima. No, su di lui! Su di lui l'ho selezionata? Ma sono rincoglionito allora. Io sono scemo allora. Davvero su di lui l'ho fatta? O non ci ho fatto caso? Non me sono accorto per niente. Va benissimo. Va benissimo. È finita, cara mia. Sinergia, attacco e... Bingo! Ciao, bella! Che diavoleria è mai questa? Sconfitta da un contadino di Denison? Quale affronto? Ti ha mandato Percy? Non so chi sia Percy, forse Jackson? Che si è perso gli dèi? Un gioco di luce! Un po' di fumo? Per macchinare vendetta e colpire ancora. Cosa stai dicendo? Ah, lei faceva il trucchetto di... Ah, ora capisco. Una chiave antica per la prigione di Windward. Grazie, presa allora. Eccoci qua. Siamo arrivati. No, oramai sì, ci siamo. Ah, sei tornato. Ce l'hai fatto a trovare la chiave? Bene, ora per favore apri questa porta. Oh, dentro non ti potevi stiracchiare. Fantastico, grazie mille, Andrink. Pensavo che mi sarei persa tutte quante le lezioni al dojo. Hai battuto quei tipi strambi? Wow, è davvero del potenziale. Devo tornare alla Rissola ora. Perché non vieni a trovarmi al dojo? Stavano cercando quei tizi. Beh, ad ogni modo, ci vediamo al dojo, Andrink. Abbi cura di te. Potremmo andare insieme, facciamo prima. Teletrasporto, no? Oh, liberi! Gifted Bridges! Oh yes, ragazzi! Ci siamo, allora al dojo nel prossimo episodio! Questo termina qui, mi ci sono volute 2 ore e mezza per arrivare a trovare Sofia. Beh, più che altro verrà ridotto a 30 minuti neanche il video, perché taglierò tutto praticamente. È 00:02, quindi io ora andrei anche a dormire, che domattina come sempre devo per forza alzarmi presto.
dato che non vivo grazie a YouTube, quindi direi che io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo ovviamente come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.